Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video vlog. Sono qua con Michele. Salve a tutte, sono Jessie Swart. E stiamo andando al Brico, che oggi ci siamo fatti venire il pollice verde, vero amore? Vediamo cosa riusciamo a fare. Volevamo prendere un po' di piantine aromatiche, quindi basilico, rosmarino, timo. E quindi vediamo un po', e poi per farci più o meno un'idea sui prezzi delle cose da prendere per i lavori da fare nella casa in Puglia. Prima dell'abrigo andiamo a lavare. Prima però andiamo a lavare Giulia, che è il nome della macchina. Cioè è una Giulietta, però lui la chiama Giulia, perché è un tantino sporca, non si capisce bene qual è il colore. In teoria dovrebbe essere bianca, però è panna. Panna sporca. E niente, ci vediamo dopo quando siamo all'autolavaggio. Questo è il prima delle condizioni della macchina. Siamo arrivati al car wash di Bresto, che veniamo sempre qui a lavarla perché la fanno bene. C'è il tubo, come si chiama? La lancia? No, quello là. Il tunnel. C'è il tunnel lunghissimo e la fanno prima a mano qua con la lancia, col sapone e l'acqua. E poi li asciugano a mano, fanno i vetri e tutto quanto. Dirà la macchina: ma cos'è sta cosa? E tra poco noi scendiamo che la aspirano dentro. E ora fa tutto il rullo, cioè tutto il tunnel. Qui la fanno talmente bene la macchina che vengono anche quelli della, tipo della Toyota, quelli delle concessionarie, vengono qua a lavare le macchine. E qui potete ammirare un esemplare di uomo che sta studiando il processo che fanno la sua piccola, vero amore? Guardate, un papà in apprensione. Guardate adesso com'è pulita, la fanno proprio bene. Questo qua è l'IP di Bresto, il car wash, che sono proprio proprio bravi qua a lavarla. Amore, cosa hai visto? Devo fare l'inversione. Devi fare l'inversione? Ragazze, guardate com'è bella pulita. Ce la fanno proprio bene qui a Bresto, al car wash. Che voto dai? 8,5. Perché 8,5? Perché dentro possono ancora migliorarsi. Spruzzare qualche un po' di profumo, qualcosa. È vero, questo sì è vero. Però sono bravi, dai. E adesso andiamo all'abrigo. Guarda che bella giornata che c'è oggi a Milano. Bellissimo. Siamo arrivati. Qui c'è la Decathlon, l'abrigo e la Lidl. Lidl. E il Tigotà. C'è anche il Tigotà, amore. No. Ah, lo sai. Giro, giro, tondo. E voilà. Allora, oggi ci occupiamo dei balconi. Quindi, amore, cosa c'è da prendere? Prendiamo un po' di terriccio, che è quello che ci sta ormai a pagare. E qualche terriccio, vediamo. Vediamo un po' cosa ci ispira. Allora, stavamo guardando queste pitture per un lavoretto che volevamo fare con i bancali per il terrazzo di su.
E quindi ci facciamo un po' un'idea sui prezzi. Ci sono questi qua che costano 8,90, che sembrano molto buoni. Quello cos'è? Ragazze, i maschi sono tutti uguali, tutti. Cioè, erano tre casse libere all'abrico. E Michele, da chi voleva andare, dalla tettona, ovviamente. E invece siamo andati dalla vecchia, ti sta bene. Che stavi dicendo? Che gli occhi sono fatti per guardare. Io gli occhi te li cavo, se guardi. Ah. Comunque, abbiamo preso 5 piante aromatiche. Abbiamo preso il basilico, il rosmarino, il timo, la maggiorana e la lavanda. E in più, anche la menta abbiamo preso. No, perché ci sta il rimasuglio a casa, vediamo se... c'è il rimasuglio in casa, vediamo se riusciamo a salvarla. Abbiamo preso anche l'erba gatta per Trilli, abbiamo preso i semini. Perché adesso, cioè, la cosa che io non capisco di Trilli è che quando è viva l'erba gatta non la mangia, quando è secca sì. E poi abbiamo preso i vasi. Ne abbiamo presi due, perché comunque gli altri vasi ce li abbiamo, solo che siccome abbiamo anche altri semi di fiorellini, vediamo se piantiamo anche quelli. Poi abbiamo preso un set di pennelli, erano 10 pennelli per pitturare, costavano quanto? 5,90 10 pennelli, secondo me è buonissimo. E poi cosa abbiamo preso? Basta. Sì, pennelli. E adesso torniamo a casa a fare la pappa, che abbiamo un po' di fame, e ci mangiamo anche un budino al cioccolato che ho fatto io. Cioè, ho preso quelli della Cameo, ma è troppo troppo buono. Poi è bello che è venuto bello denso, cioè proprio secondo me sarà buonissimo. E abbiamo preso anche la panna da metterci sopra. È da domani dieta. È da domani dieta, ci tocca, ragazzi, sennò la prova a costume, ma neanche tra 50 anni la superiamo. Io? Lui invece è in forma, smagliante proprio. Ragazzi, non vi avevo fatto vedere l'outfit. Ho messo gli stivaletti che ho comprato da... gli stivaletti che ho comprato da Pitta Rosso. I pantaloni di Bershka, questi che avevo fatto vedere nel ultimo video, penultimo. Questa canottiera di Primark. Questa giacchetta che non so dove l'ho presa, perché me l'ha regalata mia cognata. E poi avevo la mia Louis Vuitton, il giubbotto di pelle di Oltre e gli occhiali a sole della Swarovski. Adesso siamo tornati e mangiamo qualcosina. Intanto c'è una persona che vi vuole salutare. Ciao Trilli, me ne vado, addio. Ciao. Guardate che bello il budino che ho fatto, un budino al cioccolato e sopra messo la panna. Sei contenta, amore? Contentissima. Io l'ho già assaggiato, cioè ho assaggiato solo la panna. Abbiamo mangiato il budino, e ora è l'ora dei Simpson. Stiamo per iniziare con i balconi. Queste sono le piante che abbiamo preso. Cioè, questa cos'è, mo? Timo, rosmarino, questa? Lavanda, maggiorana e basilico. Qui c'è la salvia, ma vediamo che sta risbucando. Amore, stai zitto. Qua c'è l'aloe vera gigantesca che andrebbe travasata, però non sappiamo come fare. Poi ci sono questi altri due. Qua c'è l'erba gatta che sta un po' rinascendo, però mettiamo anche i nuovi semini. Poi qua c'era il basilico che è bello che morto. Trilli vuole assaggiare il basilico.
Cosa fai, Trilli? Come profuma, amore. Ci sono altri tre vasi. Qui c'è il prezzemolo. Qua c'era il rosmarino, però abbiamo preso quello nuovo. E lì c'era, mi sembra, la menta. No, cos'è che era quella? È l'altro? Ah, e lì c'erano dei fiori. Tra l'altro abbiamo visto che se ci avanzano altri due vasi, ho trovato dei fiori vecchi, cioè nel senso dei semi che avevamo, e quindi piantiamo quelli per avere qualcosa di colorato. Ecco, adesso va Trilli, annusa. Mi fa un po' paura qua Trilli in questo balcone perché non c'è la protezione, però di solito abbassiamo. E adesso, prima di cominciare, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Guardate il mio piccolo vetro com'è bello, cioè gigantesco. E tra l'altro lì c'è anche, c'è ancora un panettone. E cin cin, alla salute. Trilli? Ui. Una spuntatina ai capelli. Qui mettiamo il prezzemolo che c'è già, il basilico e il timo che Trilli sta assaggiando. E adesso amore, cosa stai facendo? Sto pulendo la sabbia a terra. Stai preparando il terreno? Ma devi buttarla? No. Le piante le abbiamo pagate 1,90 l'una. E una. Invece il pollice verde ti fa il pollice marrone, amore. Lì c'è il prezzemolo, il basilico, e qua c'è il timo. Questo è il terriccio apposta per le piante aromatiche e l'orto. Allora, anche il timo l'abbiamo messo, e adesso stiamo mettendo da questa parte anche la maggiorana e la lavanda, così da avere tutte le piante aromatiche per cucinare qua. E poi comunque la lavanda è bella da vedere perché appunto fa tutti i fiorellini viola, giusto amore? Messa anche la maggiorana, e adesso tocca alla lavanda. Chissà quanto tempo ci vorrà per farla. Sì, devi mettere un po' di terra. Trilli sta controllando che tutti i lavori vadano per il verso giusto. Trilli, come sta andando? Questo è il risultato finale, sei soddisfatto? Se campano. Ma sì che campano. Ora round con la menta. Togliamo tutte le parti secche. Sì? Ma guardate com'è cresciuta l'aloe. Cioè un bestione è diventato. Ci sono delle foglie da togliere che sono morte, però per il resto è bellissima. Abbiamo fatto anche questo balcone, abbiamo messo lì l'erba gatta. Qui c'era già la menta, però sembra che sarà risbucata di nuovo. Poi l'aloe, e qui abbiamo messo il rosmarino. Qua c'era la salvia che sta rinascendo. Complimenti.
al giardiniere dell'anno. Adesso cosa fa, signor giardiniere? Andate a giocare alla play? Io mi metto a filmare un video. Ho finito adesso di fare il video dei prodotti finiti di marzo e ora sto montando il video e a breve lo metterò su YouTube il tempo giusto che lo finisco di montare. Eccomi qua. Oggi lo chef propone pollo e patate. Pollo e patate. Tutto bello speziato. Adesso ci mettiamo il pepone. Con quale delicatezza. Yum. Ci abbiamo messo anche le olive. È arrivato il momento della sfida con la play. Chi vincerà? Questo è il mio, rosso. E quello di Michele è questo qua. Se sei cresciuto anche tu con Crash, metti like. Un gatto alla ricerca di attenzioni. Trilli. Adesso noi facciamo la sfida. Andiamo nella battaglia, no, nell'arcade locale. E c'è la sfida con le gara di coppia. Stop. No, questa no. Cado sempre. Io sono ovviamente Coco. Preparati a perdere. Guardate che bella la mia macchina rosa. E Trilli qua che ci porta il cordino che vuole giocare. Lo lanciamo e lo riporta. Sì, secondo me conviene di essere un cane. Guardala. Adesso chiama perché vuole che io lo lanci di nuovo. Avete mai visto un gatto così? Sto a schiantarsi contro la porta. Indovinate chi ha vinto la prima? Batticimbre. Quello che fa batticimbre col gatto. E non si fa? Battizzampa. Battizzampa. La prossima vinco io. Vero amore? Hai qualcosa da dire? Che devo dire, c'è scarsa. Ho perso. Non sono scarsa, sono diversamente brava. Grazie, è arrivato il momento di struccarmi e io sto utilizzando questo, che è l'acqua micellare di Garnier, e vi consiglio assolutamente di provarla anche voi perché è veramente, veramente pazzesca. Che mi sono struccata con l'acqua micellare, mi lavo il viso con il latte detergente, questo qua è della Ren, e ora mi lavo il viso con il mio sapone per i brufoli, questo qua della Taviano, fatto col biozolfo. E ora si cena. Allora ragazze, purtroppo il video vlog termina qui, che noi adesso guardiamo un po' di televisione. Non so se guardiamo Primo Appuntamento o Modern Family, adesso decidiamo, e quindi noi ci vediamo domani con un altro video. Anzi, aspettate che Michele vi voleva salutare. Saluta, ciao ciao. Ciao ragazze, buonanotte. Saluta Trilli, ciao ciao.